Ciao a tutti, eccoci qui per una nuova puntata con In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me invece Nicola Rizzarri, nostro Bene. Chef. La ricetta di oggi, semplicissima, una patata un po' più grande, farcita. I nostri ingredienti sono patata, sui 200 grammi circa, sbollentata, salsiccia fresca, parmigiano, scamorza passita, e uno spicchio d'aglio. Andiamo a vedere? Pochi ingredienti oggi. Ah, questa è una ricetta anche che si può preparare un giorno prima, quando si ha quel meno di tempo, o quel un po' più di tempo, diciamo, a casa. Sì. La sera, quando i bimbi vanno a letto, non so, uno si mette lì, basta che si ha la patata, ovviamente sbollentata, per poterci ovviamente lavorare, scavarla, farcirla e poi il giorno dopo, volendo, si può infornare. Vediamo la ricetta? Sì. Ok. Cuciniamo un attimo prima la salsiccia, facciamo rosolare uno spicchietto d'aglio, andiamo a togliere la parte che tiene tutta la salsiccia, quindi prendiamo solo pure la pasta. Pelle di te. Ah, praticamente sì, la pasta pelle, della salsiccia. Sì. La pasta della salsiccia, sì. Ovviamente quando andiamo dal nostro macellaio ce l'ha già insaccata, quindi difficile che troviamo la pasta, però dolce, non ci vuole niente, vero? Non ci vuole niente, sì, salsiccia dolce, può essere anche salsiccia piccante, dipende un po' dai gusti, però possiamo prendere anche quella dolce, non c'è problema. Questa patata andiamo un attimo a incidere nella parte superiore, così l'apriamo e con un cucchiaio andiamo un attimo a scavare. Ovviamente è stata in acqua bollente una ventina di minuti. Eccola qua. Non è andiamo proprio cotta cotta? Oppure deve essere cotta cotta la patata? No, proprio cotta cotta no, perché comunque si rompe. Deve essere comunque lestata. Ovviamente facciamo la prova con lo stuzzicadente, certo. No? Quando lo infiliamo e rilascia subito vuol dire che è pronto al centro. Ecco qua, andiamo a scavare, no? A creare quello spazio che serve per la farcia che noi andiamo adesso a preparare. Va bene così, dottore? Perfetto. Poi la mettiamo qua, andiamo ad amalgamare con la patata e uniamo un po' di passita che andiamo a tagliare a cubetti. Ogni volta che vengo qua non mi sembra vero, guarda, di tagliare, pulire, cucinare, montare, senza creare alcun danno. Grazie a questo piano di lavoro Decton. Lì dentro metti la mozzarella. Mettiamo qui la mozzarella, poi metteremo la salsiccia, un po' di parmigiano, ricostruiamo, copriamo e mettiamo in forno. Madonna. Eh beh, un bel piatto, eh. Se credo che lo puoi fare pure dalla sera, un giorno prima, sì, questo. Poi si mette in frigo. Scaviamo anche la parte del coperchio della patata che abbiamo creato, così possiamo imbottire meglio. Mai fatto patate farcite? Mai. A casa? Mai? No, questa è la prima volta che la vedo. Ecco qua, abbiamo raggiunto la cottura che desideravamo. Lo amalgamiamo. Parmigiano, amalgamiamo il tutto e andremo a farcire fino a che ovviamente ecco qua sia tutto ben costruito. Passiamo anche un po' la parte del coperchio della patata, ovviamente, per coprire, mettiamo così, perfetto, placchettina da forno, un filo d'olio, adagiamo su, un po' d'olio,
pizzico di sale e andremo a gratinare in forno a 180 gradi per un 12 minuti. Sono trascorsi un 12 minuti da quando abbiamo infornato la nostra patata farcita. Ovviamente andiamo a togliere dal forno. Ah, che bella tonnella, eh? Eccoci qua. Il tempo di sciogliere ovviamente la paletta, grazie, la scamorza passita e far insaporire il tutto. Adagiamo al centro del piatto la nostra patata, irroriamo un filo d'olio extravergine oliva, ecco qui, e possiamo gustarla. Peperoncino. Mettiamo anche un po' di peperoncino, ovviamente dolce o piccante in base ai nostri gusti, per dare anche un po' di colore che trasmette appetibilità. Ovviamente non vi rimane altro che provarla a casa. Intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.